Al Vinitaly con Salvatore ha parlato, commissario CRA, all'interno del quale si sta occupando di questa fusione. Ce ne può parlare un attimo? Sì, dall'inizio di quest'anno nasce un nuovo ente dall'incorporazione nel vecchio CRA dell'INEA e a completamento di un percorso di accorpamento dei diversi enti di ricerca pubblici nel settore agricolo che erano storicamente sparsi in tutto il territorio nazionale come risposta alle esigenze del territorio. Negli ultimi anni invece la politica del governo è stata quella di rendere il nostro paese più simile alle realtà internazionali e quindi dotarsi di un ente pubblico di ricerca di una certa dimensione capace sì di rispondere al territorio ma anche di dare con ricerche di altissimo livello un supporto strategico all'attività del Ministero. Quindi il nuovo CRA accorpa quanti dei vecchi enti che erano presenti circa 5-6 anni fa? Credo che erano circa almeno una trentina di enti, erano sparsi lungo il territorio, poi negli ultimi anni un accorpamento abbastanza grosso di enti più grossi come l'Istituto, come l'ex INRAN e quest'ultimo diciamo con INEA che è un ente che vanta un glorioso passato, un ente che ha circa 90 anni di storia. Costruisce diciamo un gruppo di ricerca con oltre 1600 dipendenti presenti praticamente in tutte le regioni d'Italia. Tutti questi accorpamenti che vantaggi daranno innanzitutto a chi lavora all'interno del CRA e poi alla fine all'agricoltura italiana? Ma l'idea è quello di riuscire a costruire dei centri di ricerca in grado di raggiungere una massa critica tale da consentire di avere investimenti in strumenti, in gruppi di lavoro capaci di produrre ricerche di alto livello, quindi in grado di far stare il paese sulla frontiera della ricerca, perché questo significa ormai è conoscenza comune avere la possibilità appunto, come qualcuno dice, di avere le chiavi del futuro, cioè riuscire a determinare prima degli altri gli esiti di successo nelle produzioni agroalimentari. Quali le principali criticità che sta incontrando in questi mesi? Ma le criticità derivano dal fatto che appunto andiamo incontro a realtà storicamente consolidate, per cui è chiaro che tutta questa operazione implicherà un sostanziale cambiamento e come tutti i cambiamenti di strutture così grosse determina le fisiologiche resistenze. Però devo dire che rispetto ai timori iniziali c'è una buona curiosità nell'ottica del cambiamento. In questo cambiamento ci sono dei posti di lavoro a rischio per le posizioni dell'una o dell'altra situazione? Credo proprio di no, anzi l'obiettivo è quello di appunto costruendo delle masse critiche più consistenti e in grado di attrarre meglio capitali, riuscire a dare magari stabilità a tutta una serie di lavoratori che, cosa pratica comune diciamo nel mondo della ricerca, vivono spesso in una condizione di precariato. Grazie Salvatore Parlato, grazie per la disponibilità e buona permanenza qui al Vinitaly 2015.